Oggi il Signore ci mostra la nostra generazione. La generazione, noi siamo stati generati da qualcuno e facciamo parte di una generazione che è questa, che esattamente come quella che aveva davanti il Signore, non crede, è dura di cuore, è stolta e capricciosa. La generazione, noi siamo stati generati così, duri di cuore, e per questo molte volte non riusciamo a capire e ad accogliere la pedagogia di Dio, che è una fantasia impressionante. Da una parte può bastonarci e dall'altra può amarci mostrandoci una dolcezza, una tenerezza infinita. Non abbiamo la capacità perché di accogliere il suo amore, di vedere il suo amore. Per questo non ci convertiamo, per questo siamo prigionieri del nostro ego, del nostro io, della nostra sapienza, della sapienza carnale, della sapienza che viene dall'essere generati secondo la carne. Per questo il Signore dice, ma la sapienza, la vera sapienza, la sapienza di Dio, la sapienza che è stata rivelata sulla croce, la sapienza della croce di cui parla San Paolo, è stata resa giustizia, è stata riconosciuta giusta dai suoi figli, cioè da un'altra generazione, da chi è stato rigenerato in Cristo, da chi ha altri occhi, ha un altro sguardo, da chi vive nella vita di Cristo. Io pensavo a Giobbe e a questa sapienza anche umana e religiosa dei suoi amici, che cercano di spiegare, cercano di catechizzarlo, cercano di istruirlo in tutti i modi. Ma Giobbe non riesce, non ci sta, no, non è così. Io sono stato giusto, la sua giustizia. Io ho pregato, ho fatto tutto. Perché mi è successo questo? Non coincide con la scrittura, non coincide con quello che io ho imparato. E gli amici dicono cose bellissime perché estrapolate, prese una per una, sono parola di Dio meravigliosa, tanto è vero che anche San Paolo, il metodo rabbinico, no? Si estrapola il contesto, prende una frase, la rende anche assoluta, le prende e le cita, cioè io posso citare benissimo le frasi degli amici di Giobbe, ma a Giobbe non si confanno, lì appare qualcosa di molto molto profondo. Per questo arriva a un certo punto il Signore, scaccia questi amici che lo vogliono edurre, lo vogliono catechizzare, e lo prende per mano e lo comincia a portare per l'universo. Per esempio dice, ma la luna, mi hai dato tu le dimensioni della luna, vero? Ma sì, sì, la tua sapienza mi ha detto come fare le cose, eccetera. Allora, piano piano, Giobbe rimane senza parole, dice, mi metto la mano sulla bocca, dice, prima ti conoscevo per sentito dire, adesso i miei occhi ti vedono. E che cosa vedono gli occhi di Giobbe? Giobbe è ancora malato, Giobbe è ancora distrutto, ridotto a zero, con crocifisso. Giobbe è crocifisso. E in quella crocifissione ha visto l'amore di Dio. In quella crocifissione lui ha visto l'amore di Dio. In quell'essere crocifisso, nella sapienza della croce, lui ha visto Dio. Prima ti conoscevo per sentito dire. Cioè, come dire, lo dice San Paolo, anche se parlassi le lingue degli angeli, è bellissimo, dice, anche se avessi la fede, paradossi, proprio a dire, perché può apparire alcuni segni della fede, ma non averla, perché senza le opere, senza la carità, la fede è morta. Posso fare tante cose, tanto zelo, tanto amore, vediamo i fidanzati che magari farebbero cose assurde per la fidanzata, ma è per offrirla a se stessa, non è mica carità quello. Io faccio regali, faccio di tutto e di più, ma in fondo è soltanto per saziare me stesso, dare senso alla mia vita, non per donarmi veramente. Poi dopo 5 anni di matrimonio, di fronte al difetto, di fronte al fatto che la moglie per la quale da fidanzato hai fatto le cose più assurde, quando appare per quello che è, no, non la voglio, via, perché questo mi sembrava che era vaniglia e invece guarda che è amarena. Non è così. Il paradosso, anche che appare nella parola di San Paolo sull'inno alla carità, tutto spera, tutto crede, è tonta, è assurda la carità, perché è Cristo. La carità di cui parla San Paolo, nell'inno alla carità, la via più sublime, che supera tutti i carismi, che supera tutti i nostri desideri carnali, rivestiti di religioso, di affettivo e quello che ti pare, è
la verità ed è la croce, la sapienza della croce, dove solo noi possiamo conoscere l'amore di Dio. Come Giobbe. Giobbe crocifisso, dolorante, fallito, a cui è stato tolto tutto, vede Dio. Perché vede che lui non è Dio. Perché vede che non è lui che conduce la storia. E che proprio quella croce, quella umiliazione, lo ha condotto a vedere Dio. Allora l'amore di Dio è esattamente la sapienza della croce. È lì che si vede. Tutto quello che accade a me come croce oggi, tutto quello che mi umilierà, quello che umilierà te, tutto quello che distruggerà il mio uomo vecchio, tutto quello che secondo la carne è terribile e che per questo non è comprensibile, perché soltanto lo Spirito Santo, la sapienza e la sapienza della croce può farcelo comprendere, dice San Paolo, come la carità, che tutto copre, tutto scusa, che sembra tonta lì, che lo giustifica tutto, che prende su di sé i peccati degli altri, che non si gonfia di orgoglio, eccetera. Tutto questo che è scandaloso e si può capire solo con lo Spirito Santo e non la carne, allora è chiaro che chi viene nella giustizia è troppo rigoroso, chi viene con la misericordia, diciamo, che proprio si sbriciola, ma questo è un mangione, un beone, ma dove va? Ah, con le prostitute, ma questo non può essere un rabbino. Pensa quanto avrà mangiato il Signore sempre dai fratelli o dai peccatori, perché per dire che era un mangione e beone, una consolazione, no? Così possiamo andare a mangiare dai fratelli, una pastorale vera e la pastorale a tavola, quella del Signore. Ma giudicato, perché va da lei, perché va da quest'altro, si fa toccare dalla prostituta, si fa lavare i piedi. Ma quello lo può capire soltanto chi nella croce ha sperimentato l'amore di Dio. E che quella croce che viene a me è per strapparmi dall'orgoglio, dalla superbia, dal peccato originale, per strapparmi dal mio io, per strapparmi dall'autoreferenzialità, per strapparmi dalla sapienza della carne che mi fa infelice, che mi fa giudicare gli altri, che mi fa vivere il contrario della carità, che mi fa fare anche cose straordinarie ma solo per me. L'amore vero è quello di Dio che appare crocifisso, ma la croce non è che lui offre per me, per i miei peccati, ma cosa vuol dire che lui offre? È uno scambio certamente, la redenzione certamente, ma è qualcosa di molto più profondo, perché lui crocifisso assume la mia croce, cioè assume tutte le conseguenze dei miei peccati e le trasforma in bene per me, trasforma quello che mi succede, quello che è ovvio che mi succeda in quanto sono esiliato dal paradiso, i miei fallimenti come una grazia, dove incontrare la mia nullità, la mia povertà, la mia debolezza, e che senza lui non posso fare nulla. Chi mi dice questo, chi mi rivela questo, mi ama, veramente, e questa è soltanto la sapienza della croce. Non conosco altro che Cristo e Cristo crocifisso, vuol dire questo, uno che mi ha amato tanto, che ha preso la mia condizione, perché io nella mia stessa condizione di oggi, rifiutato, con mia moglie che non mi capisce, con mio marito che mi tradisce, con questa malattia, con tutto quello che sia, io qua, limitato, crocifisso, come Giobbe posso aprire gli occhi e vedere veramente l'amore di Dio, che mi spoglia di tutto, per farmi vedere che solo Lui esiste, solo Lui è l'amore, solo Lui è la verità. Il Signore ci dia questa sapienza e che possiamo conoscere questa sapienza attraverso tutta la fantasia del Signore, che alle volte viene con il bastone e alle volte viene con la carota, alle volte viene con una parola durissima e alle volte lo vedi là che ti ama, dice ancora mi hai amato, ancora, ancora, ancora. Questa è la meraviglia del suo amore, che solo si può sperimentare se siamo accolti e attirati da lui sulla croce. Che è il luogo del rigore, della verità, dove possiamo mangiare, gustare, come su un letto d'amore, la misericordia, la bontà, la tenerezza del Signore. Sempre vanno insieme, giustizia e verità, misericordia e pace, sempre insieme. E insieme sulla croce, sulle braccia distese di nostro Signore Gesù Cristo, che si offre per noi e ci rigenera. Sulla croce siamo rigenerati, siamo una nuova generazione, siamo la generazione dei figli della croce, dei figli della sapienza della croce, e così crocifissi con Lui, cioè di nuovo creature che tornano al paradiso attraverso la porta della croce, che escono dalla superbia e dall'orgoglio e entrano nell'umiltà, nell'abbandono totale al Padre, nel Figlio, in ogni circostanza, in ogni situazione. Così noi rendiamo giustizia, testimonianza alla giustizia della croce, all'amore di Dio in questa generazione che lo nega, che lo bestemmia e che non lo capisce. E questa generazione significa nostri figli, nostro marito tante volte, nostra moglie, chi ci è accanto. Crocifissi con Cristo per rendere testimonianza alla giustizia della croce.